Ben ritrovati al Fatto del Giorno. Il mondo del trotto è in lutto. Lo scorso 2 maggio è morta la celebre e forse ineguagliabile trottatrice americana Money Maker. Vediamo insieme il servizio. Una delle leggende del trotto mondiale, Money Maker, si è spenta lo scorso sabato al New Bolton Center a causa di una grave colica. A dare la tristissima notizia è stato il suo trainer di sempre, Jimmy Taichter. È stato un vero onore essere stato vicino e aver fatto in qualche modo parte, ha detto, di chi credo sia il miglior cavallo mai vissuto. Anche Frank Antonacci, uno dei proprietari di Money e indiscutibilmente uno dei nomi più importanti del trotto internazionale, la ricorda come la più straordinaria femmina che abbia avuto in scuderia. Mai una volta che abbia deluso in pista, ha rivelato. Nel paddock poi non voleva mai farsi prendere, solo quando decideva lei. Nata nel 1993 da Speedy Crown e Nance Ketch, allevata dalla famiglia Caldwell a Georgetown in Kentucky, ha vissuto i suoi ultimi anni presso la prestigiosa Lindy Farms in Connecticut, dove si è goduta un meritatissimo riposo. Votata Horse of the Year nel 1998 e nell'anno successivo, Older Trotting Mare of the Year dal 97 al 2000 e Trotter dell'anno dal 98 al 2000, Money Maker è stata la più ricca standard bred della storia, aggiudicandosi una cifra complessiva in montepremi di ben $5.589.256 in carriera. 67 corse vinte su 105 e mai un piazzamento oltre il terzo posto. Numeri che definiscono una leggenda. Quella di una cavalla che ha mostrato il suo incredibile talento in tutto il mondo. La sua carriera iniziò in Nord America per arrivare poi oltreoceano in Europa e anche l'Italia ha avuto il grande onore di ospitarla. La sua potenza, la sua velocità, ma soprattutto il suo ineguagliabile spirito agonistico la portarono a dominare a San Siro nel Gran Premio delle Nazioni e poi ancora nell'Elitlop, nel Grand Prix d'Amérique, nel Grand Prix de France, nella Copenhagen Cup e nel Grand Criterium de Vitesse. In America conquistò invece la Breeders' Crown, la Net Ray, la Classic Trotting Series e l'American National. Per non farsi mancare nulla, la Baia concluse la sua carriera in bellezza conquistando il primato americano al montato con la celebre jockey Julie Crown, riservandosi così un posto nella Harness Racing Hall of Fame. Money Maker è stata poi messa in razza e ha dato alla luce 8 puledri, di cui solo un maschio. Tra i suoi pretendenti, ovviamente, non mancava Varen, ma lei lo rifiutò, dimostrando una volta di più tutto il suo carattere, quello di una stella del trotto che ora se ne va, ma continuerà, inevitabilmente, a brillare per sempre. Una vera fuoriclasse Money Maker, che tanto ha dato al mondo del trotto e tanto ora mancherà. Per il Fatto del Giorno è tutto. Grazie per averci seguito, vi lascio ora le previsioni del tempo. Arrivederci.